Let me tell you a little something about me. When it's Saturday night, I need. All You Can Smoke, giornata epocale. Non li abbandono più, li seguirò sempre e per sempre. Il campionato del mondo è già in tasca. Ragazzi, la carne fa sangue. One, two, three, four! Abbiamo già fatto la presentazione e siamo già passati al 3 maggio del brisket. La gente è veramente presa bene, siamo baciati dal sole. 3-4 vegani li abbiamo già rimbalzati all'ingresso. I ragazzi sono esaltatissimi, sono super attenti, stanno ascoltando i consigli di Domenico, espertissimo del brisket. A tra poco. Perché ho scelto il brisket? Ho iniziato 4 anni fa a appassionarmi del barbecue e il mio maestro Marco Agostini mi ha detto: Domenico, guarda che Sua Maestà il brisket è una delle cose più difficili da fare. Marco, voglio imparare a fare il brisket. Da allora ho seguito Pitmaster, YouTube e quant'altro per arrivare a fare dei buoni brisket. I ragazzi sono arrivati anche un'ora prima del previsto. Adesso stanno scalpitando, stanno facendo l'aperitivo e tra poco mettiamo su delle tomahawk assurde. Quindi li facciamo impazzire oggi. Tomahawk, beef ribs, non ci sto capendo più niente. Ho scoperto questi ragazzacci qua, All You Can Smoke, oggi sono qui insieme a loro, fanno veramente delle cose serie. Io sono appassionato, non li abbandono più, li seguirò sempre e per sempre. Lo sapete cos'è un tomahawk? Questo è un tomahawk. Stefano sei il numero uno, è buonissimo. Ti ho più un pezzo di tomahawk che un carro di buoi. Denver Steak, un taglio di carne americano che si trova tra la spalla e il collo del manzo. Andiamo a fare un total searing nella skillet di ghisa, dopodiché l'andremo a rigirare, aspettiamo 30 secondi circa e andiamo a flambare col whisky, col barbecue. I commensali hanno assaggiato delle Denver, ma non è finita qui. Adesso arriva il pezzo forte, The King, il brisket. Adesso la mettiamo a riposare, a dormire. Ci vediamo dopo. Claudio, mollare? Mollare? Noi? Mollare? Non si molla mai. Noi non andiamo indietro neanche per prendere l'aria in corsa. Sempre avanti, la carne fa sangue. The Butcher siamo noi, la family più carnivora d'Italia. Allora ragazzi, prima di tutto potevamo unirci solo al top, ai migliori. Qua dietro di me il team All You Can Smoke ne sta già facendo vedere delle belle. Ho già visto i primi carnivori godere negli angolini, già delle robe pazzesche. Ragazzi, la carne fa sangue. Questo è quello che un pochino di più ricorda il roast beef. Provvediamo a rimuovere queste parti in eccesso per portarlo, diciamo, al vivo. La teniamo così indicativamente un'oretta. Quando arriviamo ad una temperatura di riferimento nell'ordine di 50-52 gradi, procediamo a spostare la carne nella parte centrale del dispositivo, dove il calore diretto provvederà a creare un po' di crosticina, un po' di rosolatura superficiale. Ragazzi, abbiamo le costate nell'affumicatore, stanno raggiungendo la temperatura ideale per essere cotte con cottura diretta. La carne è già di sua materia prima eccezionale, è stata insaporita, rabbata, una bella crosticina, tanto sapore, papille gustative che esplodono. Che te lo dico a fare, è normale, siamo assolutamente i migliori, numeri uno. Ci siete anche voi? Avete fame, eh? Stiamo cucinando le beef ribs, manzo. La gente continua a chiedere, tanta carne, tanta carne. Sono carnivori e noi gliela daremo tutta. Beef ribs, picanha, Denver e tomahawk. Scegliere è impossibile, bisogna mettere mano al portafoglio e provarle assolutamente tutte.
sono Diletta, l'unica quota rosa del team. Una donna in mezzo a tutti questi uomini a fare un po' di ordine ci vuole. Come trovarci? Sui nostri social, pagina Facebook e Instagram, All You Can Smoke BBQ Team. Seguendoci potrete rimanere aggiornati su tutte le nostre iniziative, eventi e tutto quello che vorrete. Oh ragazzi, ma quindi chi è il miglior pitmaster? Luciano, il miglior pitmaster, grande! Oh, qua ci sono io! Nico, il miglior pitmaster! Aspettate un attimo!